Se vuoi iniziare calisthenics, se vuoi capire effettivamente quanto ti costa l'attrezzatura, cosa ti serve e soprattutto appunto quali spese bisogna affrontare, guarda questo video fino alla fine perché ti aiuterà veramente a soprattutto magari a schiarire un po' le idee. Se non sei ancora iscritto al canale, iscriviti, attiva le notifiche e fammi sapere qui giù nei commenti cosa ne pensi e mi raccomando lascia un bel like. Voglio subito parlarti appunto di quella che è magari la tua situazione in questo momento, magari ti ha incuriosito questa disciplina e vorresti capire un po' meglio, andare più in profondità, capire se ne vale la pena, come, quali attrezzature servono, insomma, la base, ok, per iniziare. Per risolvere un po' questa confusione che c'è all'inizio, innanzitutto andiamo a fare un po' una distinzione, ok? Nel senso che se tu vuoi iniziare ad allenarti e a fare calisthenics al parco, magari ci sono dei parchi attrezzati, fondamentalmente penso che attrezzi non te ne serviranno, ok? Ma mettiamo il caso che tu ti voglia allenare a casa, vuoi tu un minimo di attrezzatura da utilizzare a casa oppure da portarti al parco, da portarti in giro, insomma. Qualcosa che vuoi possedere tu. Quali sono gli attrezzi principali, ovvero magari una sbarra per le trazioni da mettere nella porta, ok? Quindi un prezzo più basso che si trova è sui 20 euro, 25, una roba del genere. Poi abbiamo come sempre attrezzo essenziale, possono essere delle parallele che possono essere usate veramente in maniera estremamente versatile. Queste hanno un costo che si aggira tra i 60 e i 100 euro, quindi facciamo a grandi linee un po' questa cifra. Poi altro attrezzo che ti può servire, un tappetino, cioè da mettere a terra nel caso tu debba fare degli esercizi che devi stare sdraiato per terra, che può costare un 10 euro, 10-15 massimo. Gli anelli non è proprio essenziale al 100%, però se ce l'hai, meglio averlo che non averlo, che all'incirca ci vogliono 30 euro, ok? E poi direi basta, cioè qualche loop band se proprio c'è da sistemare qualche esecuzione che può costare un 8-10 euro un elastico, quindi veramente molto molto versatile, cioè in pratica con 100 euro si può riuscire ad avere quasi tutta l'attrezzatura che serve, che poi quelle essenziali sono sbarre parallele. Poi, se vuoi toglierti lo sfizio degli anelli, vuoi toglierti lo sfizio delle loop band o di qualche la cintura per zavorrare, vabbè, quelle sono cose che vengono successivamente. Però nel caso che tu debba iniziare, parallele, sbarra per trazioni già vanno più che bene. O al massimo, proprio se si vogliono provare delle maniglie, quelle che si mettono a terra, parallele basse, cioè attrezzature veramente di poco conto. Quindi già parallele, sbarre e tappetino, già sei a posto per iniziare a allenarti calisthenics a casa, ok? Quindi un costo veramente insignificante rispetto magari a de delle attrezzature di altre discipline. E questo è anche un punto di forza veramente importante per chi vuole fare calisthenics perché effettivamente il costo è veramente basso. Ma ora voglio farti riflettere un po' su una cosa. Ok, il costo dell'attrezzatura è basso, quindi magari ci si può permettere di andare a spendere una cifra, insomma, andare a fare un investimento per avere un servizio qualitativo migliore possibile, ovviamente. Perché? Che al momento in cui vuoi iniziare, non conosci niente della disciplina, hai bisogno di un qualcuno, di una persona di riferimento che ti possa aiutare, ti possa guidare, ti possa fare da mentore, ti possa aiutare nel tuo percorso, perché calisthenics è una disciplina che si deve imparare, ci sono delle tecniche da imparare, quindi non è un qualcosa, sì, puoi iniziare da solo, però nel momento in cui hai un investimento bassissimo in attrezzatura, magari ti puoi permettere di dire ok, ho speso pochissimo in attrezzatura, adesso vado a spendere una cifra per essere seguito da un professionista. E questo è il reale trucco che porta veramente a tanti risultati, perché vai a magari investire quelle cifre che avresti dovuto spendere in altro, le vai ad investire per avere un servizio di qualità ottima, per essere seguito da un coach di calisthenics. Ora ti spiego, oltre al discorso monetario, cioè ok, la cosa veramente importante è quella di magari andare ad investire o spendere o perlomeno mettersi in condizioni di poter essere aiutato, di poter essere guidato, ok? Da qualcuno, perché l'attrezzatura poi è un po' fine a se stessa, se poi non sai come utilizzarla, non sai che esercizi fare, non sai come
proprio nella realtà come sfruttare quelle attrezzature per raggiungere dei risultati. Quindi di base, alla fin fine, l'attrezzatura è rilevante, ok, rispetto a un servizio di una persona che ti possa guidare in questo percorso. Quindi, oltre all'investimento misero, ok, perché Calisthenics è una disciplina veramente economica, l'investimento maggiore in questo caso è che per ottenere dei risultati devi investire il tuo tempo. Quindi la vera spesa per chi inizia Calisthenics, per chi vuole affrontare un percorso che sia di cambiamento fisico o di miglioramento prestazionale, è proprio quello di andare a spendere il tempo, avere quella dedizione, avere quella costanza, avere quella determinazione di raggiungere degli obiettivi. E per far sì che tu possa raggiungere questi obiettivi, la via più semplice è quella di essere aiutato da un qualcuno, da un punto di riferimento che ti possa guidare attraverso questo tuo percorso per fare in modo che tu possa raggiungerlo nel migliore dei modi e nel minor tempo possibile, ovviamente. Quindi magari non so se tu hai già mo avuto modo di allenarti a casa per i fatti tuoi, anche senza attrezzatura ci si può allenare, è vero, però dove ti porta quello che stai facendo? Se non sai come arrivare a quel punto, se non hai ben chiaro tutti gli step da fare per arrivare a quel punto, diciamo che resta così, una cosa un po' campata in aria. Quindi la cosa che ti dico, ok, l'attrezzatura è un investimento veramente misero, a questo punto fai l'investimento su te stesso o su qualcuno che ti possa aiutare a raggiungere quel tuo obiettivo. La cosa che devi fare se vuoi iniziare Calisthenics è comprare minimo di attrezzatura, quegli attrezzi che ti ho già elencato, e soprattutto affidarti a un qualcuno, a un qualcosa che ti possa realmente aiutare a raggiungere i tuoi obiettivi, anche se sei all'inizio. Mai sottovalutare questa cosa. Ma ovviamente io non sono qui proprio per costringerti a fare quello che ti sto dicendo io, però è la cosa che effettivamente funziona meglio. Quindi, nel caso tu voglia essere aiutato in un percorso del genere, io qui giù in descrizione ti lascio il link di Calisthenics Movement, quindi magari dai un'occhiata, vedi un po' tu se iniziare Calisthenics può fare a caso tuo anche per raggiungere i tuoi obiettivi. E niente, io per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, lascia un like, commenta, iscriviti, condividi il video e noi ci vediamo prestissimo a un nuovo video. Ciao.